direttore dell'ufficio relazioni sindacali al punto del dipartimento della PS, dottor Tommaso Ricciardi. Prego, prego, vieni qua. Abbiamo il podio, perché poi così noi ti prendiamo, mettiamo il quadro, ti... capito? Direttore, prego, tutto suo. No, ecco, adesso sì. Dicevo buongiorno a tutti, ben arrivati. Il mio ovviamente non è un saluto perché dove c'è il maggiore il minore cessa, il saluto l'ha fatto già il signor capo della polizia. Posso solo dire che non per definirmi yes man, come giustamente il capo diceva, ma le parole che ha detto il capo, io forse con molta immodestia, ma sentitamente vi dico, le ho scoperte ormai quasi 4 anni fa, quando ho avuto il piacere, l'onore e l'onere di assumere la direzione dell'ufficio per le relazioni sindacali. Ecco, io pongo molto spesso l'accento sulla parola relazioni sindacali e non come qualcuno ancora continua a definire la nomenclatura del mio ufficio, ufficio per i rapporti sindacali. Ecco, il termine rapporto già pone una, come dire, una sensazione di contrapposizione, c'è un rapporto, no? Che non sappiamo se può essere un rapporto bello, brutto o no. La relazione invece implica qualcosa di più confidenziale. E non a caso io, sin dall'inizio, ho ritenuto e ritengo che l'organizzazione sindacale è una risorsa per l'amministrazione. È una risorsa, e chi vi parla ne ha potuto sperimentare in maniera evidente, in maniera palmare, la realtà, la concretezza di questa espressione, perché il segretario generale Maccari sa benissimo, e non ho difficoltà a dirlo, che spesso e volentieri mi ha aiutato anche dandomi dei consigli, dei suggerimenti che io di buon grado ho accettato e talvolta ho anche chiesto. Quindi dire che il COISP è un sindacato che si identifica perfettamente nella espressione duri ma corretti sempre è una è dire una cosa scontata. Ripeto, anche il signor capo della polizia ha riconosciuto la correttezza e la durezza che però è indispensabile nei rapporti che ci devono essere fra un'organizzazione sindacale, che è molto particolare perché le organizzazioni sindacali di polizia, voi sapete benissimo che sono particolarissime, e l'amministrazione. Io non so ancora per quanto tempo, cioè, o meglio so per quanto tempo ancora dovrò stare alla direzione di questo ufficio, e quindi non so, per molti sarà una iattura, per pochi sarà un piacere. Vi posso assicurare che continuerò nel solco che il vertice dell'amministrazione, il capo l'ha ricordato pochi minuti fa, nel solco dell'amministrazione continuerò a profondere tutti gli sforzi perché il sindacato di polizia, quindi anche il COISP, abbia riscontri concreti da quelle che sono le istanze e le rivendicazioni che si fanno per gli uomini e per le donne della Polizia di Stato. Un'ultima annotazione di colore, ma la voglio dire perché, ripeto, non posso spingermi oltre perché il capo ha detto tutto. E mi complimento sempre con l'organizzazione che il COISP fa in tutti gli eventi ai quali io con piacere ho partecipato, a cominciare dalle pizzate, che per me sono state una dolce e piacevole sorpresa, ma soprattutto perché nei momenti, in questi eventi, e il congresso oggi, che è la massima espressione,
riescono a produrre un misto di alta profonda commozione a momenti ludici e simpaticissimi, come per esempio il dramma che sta vivendo il presidente degli Stati Uniti Trump, che non riesce a venire qui pur volendo con tutto. Purtroppo c'è un ingorgo col traffico, non riesce a girarsi con la macchina blindata, è un problema. Quindi, la bestia. Vi dico, al di fuori di ogni retorica e di ogni frase di circostanza, veramente auguri per tutto, perché il COISP possa continuare ad essere duro ma corretto, e soprattutto auguri di buon lavoro per questa due giorni che vi vedrà insomma impegnati anche in maniera abbastanza importante, abbastanza significativa. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Allora, visto che il peperoncino anche per il dottor Ricciardi, doppia razione, visto che fa il direttore dell'ufficio relazioni sindacali. Io mi trattengo. Sì. Allora, scavalchiamo un attimo, tanto i nostri amici rimangono qui, avevo chiesto di intervenire. Ah, aspetta, fermi tutti, devi prendere il treno, sei arrivato in ritardo. Sì. Allora chiamiamo subito l'avvocato Giorgio Carta, che è venuto a salutarci, uno dei nostri... perché ha il treno, sappiamo che ha dei minuti contati. Prego Giorgio. Sì, solo un saluto, un treno alle 2:05 per Savona, Genova, Savona, sui treni da Bologna c'è Trump, quindi è ancora più complicato circolare. Come avrete notato, però... Deve venire qua, tu non lo sai, ma fra poco viene qua. Lo so, non l'avevi preannunciato. Però, niente, è un piacere sempre salutare gli amici del COISP. Io sindacati ne vedo tanti, però questo del COISP è quello a cui sono più affezionato da sempre. È un gruppo di amici, il leader è sempre il Franco, io non so se ci siano mozioni di altre... Non lo so, non lo voglio sapere. Però, insomma, l'imbocca al lupo a Franco... è rinnovato per tutto il lavoro che fa, il ringraziamento al COISP per tutto quello che fa, e grazie di avermi sempre invitato alle vostre manifestazioni, alle quali intervengo sempre con piacere. Buon lavoro a tutti, e buon convegno, buon congresso, buon lavoro quando tornate nelle vostre occupazioni ordinarie, insomma. Ho finito.